Benvenuti, sono molto felice di ritornare in questa sala dopo un anno di intermezzo e riprendiamo la nostra collaborazione con una storia da salvare, appunto come ha detto la dottoressa Martino. Una storia da salvare, una storia poco conosciuta che è quella di una stagione che possiamo chiamare una breve stagione, che coincide praticamente con la storia, la stagione della primavera di Praga. E già durante i primi anni 60 il Partito Comunista Cecoslovacco, che era al potere in Cecoslovacchia a partire dal 1948, aveva avviato una profonda riflessione sul modo di governare e diciamo sul rapporto tra effettivamente classe politica e società, e riconosceva gradualmente, riconosceva di aver effettuato tutta una serie di errori politici, sia di governo, ma anche errori a livello umano, perché sappiamo che in Cecoslovacchia ci fu una durissima repressione negli anni 50 e decine di migliaia di persone furono vittime di questa repressione, migliaia di persone morirono nei campi, nelle miniere d'uranio e ci furono anche processi politici con impiccagioni e fucilazioni. Quindi negli anni 60, nei primi anni 60, il Partito Comunista Cecoslovacco risente della necessità di riequilibrare la situazione nel paese. E come sempre succede in qualche modo in queste terre che noi amiamo chiamare terre boeme, questo rilancio spesso parte dalla cultura ed è stato così anche per quella stagione che noi abbiamo chiamato la Primavera di Praga, perché già negli anni sul finire degli anni 50 la Cecoslovacchia per esempio partecipò all'Expo di Bruxelles, in cui fu uno dei paesi diciamo più riconosciuti, più acclamati per ciò che aveva presentato, sia a livello di architetture, sia a livello di ricerche scientifiche, di design. E questa stagione che a Praga ancora amano ricordare, la stagione dell'Expo di Bruxelles, ebbe una sua continuazione più tardi nel famoso congresso degli scrittori, che fu il famoso congresso di Kafka, dove fu rilanciata e riscoperta la figura di Franz Kafka anche per i ciechi. E da lì effettivamente la situazione progressivamente cambiò. E quindi questa situazione ebbe ovviamente degli inizi piuttosto tiepidi, ma man mano diciamo, acquistava sempre maggior consenso da parte della società e della popolazione, e questo fermento nel campo culturale andava via via aumentando. Ovviamente ci fu anche una grande apertura per quanto riguarda il campo delle arti figurative, che diciamo, è il tema di questa sera. E nel campo delle arti figurative noi sappiamo ovviamente che durante tutti gli anni 50 ci fu, come dire, a guidare fu una linea diciamo, importata dall'Unione Sovietica, che era quella del realismo socialista, e quindi quadri e pittori artisti che più che altro dovevano descrivere la crescita, la creazione del nuovo uomo della società comunista e le realizzazioni che venivano fatte. Però va detto che una gran parte dell'elite culturale e artistica cecoslovacca apparteneva a delle generazioni che erano nate all'inizio del secolo oppure subito dopo o durante la Prima Guerra Mondiale, e quindi erano generazioni che avevano studiato
in una Cecoslovacchia tra le due guerre, che era uno dei paesi, diciamo, più aperti ai movimenti culturali di tutta Europa. Qui faccio un piccolo inciso. La Repubblica Cecoslovacca tra le due guerre era ovviamente era strettamente orientata, diciamo, culturalmente e politicamente verso la Francia, ma in realtà nei primi anni ci fu anche un rapporto molto stretto con l'Italia. Abbiamo avuto domenica la possibilità di ricordare questo fatto durante un concerto in cui abbiamo parlato del viaggio che Ottorino Respighi con sua moglie fecero a Praga nel 1921-22. Nel 1921, che fu un centenario dantesco, e a Praga si svolsero delle grandi festività dantesche in onore dell'amicizia con l'Italia, perché l'Italia fu uno dei paesi che appoggiò fortemente la nascita della Repubblica Cecoslovacca, non solo politicamente ma anche militarmente, perché in Italia fu creato un vero esercito cecoslovacco nel 1918 che comprendeva 20.000 uomini pienamente armati, e fu su un treno italiano che il primo presidente cecoslovacco Tomáš Masaryk giunse a Praga, scortato da carabinieri reali e dai reduci di queste legioni cecoslovacche che avevano combattuto valorosamente e con molto coraggio, perché quando li prendevano li impiccavano immediatamente gli austriaci, combatterono con i nostri su Piave e sulle montagne venete. Quindi in realtà la Repubblica Cecoslovacca aveva dei rapporti, diciamo, ben vivi con l'Italia, e questi rapporti, anche dal punto di vista delle arti figurative, esistevano, perché nel 21 proprio ci fu a Praga una grandissima mostra che fu quella dell'arte d'avanguardia italiana, in cui furono presentati, diciamo, i nostri migliori artisti, da Giacomo Balla a Prampolini, Fortunato De Pero, così. E ci fu anche il Teatro dei Futuristi, fu presentato, anche Marinetti venne a Praga, e negli anni seguenti ci furono delle mostre e viaggi personali, per esempio di Carlo Carà, di Mario Sironi e di De Chirico. Anzi, De Chirico si legò anche d'amicizia, di forte amicizia, con un grande artista cieco, Zrzavý, al quale scrisse diverse presentazioni di mostre. Quindi, in qualche modo, per tornare all'argomento della generazione di questi artisti cecoslovacchi che erano in rapporti con l'Italia, l'Italia era ben conosciuta, il territorio italiano, il territorio artistico italiano era ben conosciuto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci fu subito nel 1947, ci fu una grande mostra della giovane pittura italiana, presentando una ventina di giovani pittori, tra cui c'era anche il giovanissimo Aldo Borgonzoni. E ci fu un'altra mostra nel 1949 di incisori italiani. Poi, nel corso degli anni 50, effettivamente tutta la situazione si irrigidì, e diciamo che l'unico artista che riuscì in qualche modo ad essere esposto a Praga era Renato Guttuso. Ma con il cambiamento di cui sto parlando negli anni 60, gli orizzonti si aprirono, e diverse personalità cecoslovacche, tra cui mi piace citare il professor Jiří Kotalik, che fu anche un grande amico per esempio, di Vedova, di Zigaina, anche di Manzoni ovviamente, ma che frequentava anche Bologna e l'Università di Bologna, tant'è che fu uno dei accademici dell'Accademia Clementina, fu nominato accademico dell'Accademia Clementina. Jiří Kotalik decise di aprire, diciamo, il paese a nuove figure dell'arte italiana. E in questo senso trovò appoggio
presso il professor František Jiroudek, un altro grande pittore cecoslovacco che era membro dell'Accademia delle Belle Arti di Praga e che aveva già esposto anche non solo al Biennale di Venezia diverse volte, ma aveva anche esposto a Bologna nel 1965 per la grande mostra della Liberazione. E quindi si era creato, diciamo, un coacervo di personalità che avevano, diciamo, legami verso una certa figurazione italiana, una certa generazione di artisti, al di là di quello che era, diciamo, l'artista ufficiale, Renato Guttuso. E ad aiutare, diciamo, a questi rapporti, devo citare anche la figura di mio padre, Sauro Ballardini, che all'epoca insegnava all'Accademia delle Belle Arti. Sauro Ballardini era un ex partigiano della Settima Gab di Bologna che aveva studiato a Praga sul finire degli anni 50, si era laureato lì e diciamo, per le sue qualità fu scelto ad insegnare all'Accademia delle Belle Arti. Sauro Ballardini ovviamente aveva dei contatti molto molto stretti con l'ambiente bolognese e qui mi preme citare il professor Luciano Bergonzini dell'Università di Bologna. E tramite lui, sempre in accordo con il professor Kotalik e col professor Jiroudek, si cercò di individuare la figura giusta da portare per fare una grande mostra a Praga. In quel senso Bergonzoni, mi correggi, conosceva bene tuo padre e emerse la figura di Aldo Borgonzoni. E Aldo Borgonzoni per i ciechi rappresentava un artista chiave della pittura figurativa espressionista italiana, socialmente impegnata e anche una personalità presente sulla scena internazionale. E artisticamente, sicuramente, per quello che era la Praga degli anni 60, Borgonzoni era un artista italiano molto più interessante di quello che si conosceva e si sapeva ormai di Renato Guttuso. Intorno all'idea di questa mostra di Aldo Borgonzoni, sulla quale si iniziò a lavorare in realtà già a metà, verso maggio-giugno del 1967, voleva in realtà creare un nuovo legame culturale tra Praga e Bologna e con l'idea di creare, diciamo, una rete di scambi culturali che sarebbero andati sia dalla pittura figurativa, ma ovviamente anche forme artistiche come poteva essere il teatro e la musica. Esatto. Quindi l'invito alla mostra di Borgonzoni partì da Praga. E a Bologna fu molto ben accolto. Fu molto ben accolto perché ovviamente il Partito Comunista Italiano, e specialmente quello di Bologna, seguiva con molta attenzione gli sviluppi che c'erano a Praga nel 1968, sviluppi che andavano accelerandosi. Già sul finire del 67 era chiaro che ci sarebbe stato un grosso cambiamento a livello dei dirigenti, cambiamento che arrivò subito a gennaio del 1968, in cui venne, durante una seduta del Comitato Centrale, venne eletto segretario generale Aleksandr Dubček, che diciamo anche per una sua conformazione personale, per una sua simpatia, una facilità al contatto con le persone, il suo tipico sorriso, si guadagnò immediatamente i favori dell'opinione pubblica.
Ma sicuramente quello che si guadagnò i favori dell'opinione pubblica fu il programma di governo, il nuovo programma di governo che si chiama il programma d'azione del Partito Comunista, che prevedeva tutta una serie di misure che andavano nel senso proprio di una liberalizzazione della società cecoslovacca. Dicevo che l'invito alla mostra fu molto ben accettato in Italia e subito si formò un comitato qui bolognese, di cui faceva parte il comitato d'onore, di cui faceva parte il Guido Fanti, sindaco di Bologna, il professor Felice Battaglia, che era rettore dell'Alma Mater, il professor Cesare Gnudi, il professor Francesco Arcangeli, di cui Gian Battista ci dirà qualche cosa in più, e il professor Ludovico Ragghianti, il professor Guido Mansuelli, Giancarlo Cavalli e Giancarlo Cavalli, direttore della Pinacoteca di Bologna. Tra gli organizzatori c'era Marcello Azzolini, il professor Ballardini e il professor Bergonzini. Da parte cecoslovacca un ruolo primario, come ho già detto, lo ebbe il professor Jiří Kotalik, accademico clementino, amico di Vedova, di Manzù e di Gutuso. Il professor Jiroudek, che aveva esposto in Italia nel 1937, nel 48, nel 58 alla Biennale di Venezia, a Arte e Resistenza nel 1965 a Bologna e espose anche al premio Marzotto nel 1967. L'altra persona interessata era il professor Dobroslav Kotek, che era il direttore della galleria di Praga Capitale, che fu indicata come il luogo dove doveva svolgere la mostra. Andiamo avanti. Ecco, qui sull'immagine più grande abbiamo appunto la sede della Pinacoteca Municipale di Praga, che è anche la biblioteca civica. Di fianco abbiamo l'edificio dell'Accademia di Belle Arti di Praga, dove insegnava il professor Jiroudek e il professor Ballardini. Qui nella fotografia vedete a sinistra il professor Jiří Kotalik, storico dell'arte, che fu anche rettore dell'Accademia di Belle Arti di Praga e poi per molti molti anni direttore della Galleria Nazionale di Praga, e che continuò a collaborare con enti artistici bolognesi fino agli anni 90. In mezzo c'è il professor Sauro Ballardini e poi c'è il professor Franciszek Jiroudek. La persona a destra è Renato Guttuso. La foto è stata scattata durante la visita che Guttuso fece a Praga nel 1973, dopo, diciamo, diversi anni in cui si cercava di invitarlo e Guttuso non voleva venire, pensando di dover comunque troncare i rapporti con la Cecoslovacchia dopo l'invasione. Avanti. Ecco, Aldo Borgonzoni è stato ospitato, l'abbiamo documentato, al Park Hotel. Il Park Hotel era un edificio, diciamo, simbolo del razionalismo cecoslovacco del dopoguerra. Fu costruito dagli architetti negli anni 60 in chiave proprio in una tradizione che riprendeva il costruttivismo cecoslovacco degli anni 30 e 40, ma era anche diventato, diciamo, uno dei simboli della nuova Praga, che non aveva più quell'austerità degli anni 50, ma era perché era un albergo molto moderno, con molti agi, molte comodità, insomma, doveva presentare, diciamo, la faccia, diciamo, più
più elegante del nuovo corso del socialismo in Cecoslovacchia. Quello che è interessante è che sono stati ritrovati disegni di Aldo Borgonzoni sulla carta di questo Park Hotel, disegnati sulla carta di Park Hotel. Questi disegni sono attualmente proprietà del XAC dell'Università di Parma, ai quali ne furono donate Certo, una ventina circa, più o più meno. o meno. Sono molto interessanti perché praticamente sono fotografie dal vivo di quello che Aldo Borgonzoni vide nel periodo in cui era a Praga. Aldo Borgonzoni arrivò a Praga a fine marzo, verso il 20-22 marzo, perché la mostra si apriva il 23 e durò fino al 26 aprile. La mostra si svolse al Obecný dům, la cosiddetta casa municipale, uno degli edifici centrali di Praga, un edificio che è considerato tra i gioielli assoluti del Liberty praghese. E fu progettato e costruito tra il 1905 e il 1912 come un luogo centrale per eventi, mostre, concerti e intrattenimenti. Era in realtà uno dei simboli del riscatto nazionale ceco prima della dichiarazione di indipendenza, e alla sua costruzione e decorazione parteciparono le migliori menti del rinnovo delle arti ceche nel momento in cui la Boemia era pronta a staccarsi da Vienna. Nelle sale espositive, che si trovano proprio all'ultimo piano di questo edificio, si svolsero le più importanti mostre dell'arte ceca, compreso quelle delle avanguardie parigine, eccetera. Quindi il luogo che fu scelto per la mostra di Borgonzoni era di grandissimo prestigio. E in quegli anni la casa municipale, oppure diciamo la parte della galleria, faceva capo alla galleria di Praga Capitale. Nel catalogo della mostra il direttore Dobroslav Kotek scrisse: «Con la mostra dell'importante pittore italiano residente a Bologna, Aldo Borgonzoni, la Galleria di Praga Capitale vuole iniziare uno scambio regolare di mostre tra Praga e Bologna, che rappresenta per noi uno dei più importanti centri di cultura e di progresso dell'Italia di oggi. Siamo convinti che la via della conoscenza reciproca è quella più sicura alla comprensione, amicizia e pace tra i popoli». Questo dunque, sotto questo segno qua, si aprì la mostra di Aldo Borgonzoni. In realtà la cosa sorprese anche moltissimi, diciamo, suoi stimatori italiani, perché era la prima grande mostra antologica. Cioè, la prima grande mostra antologica di Borgonzoni non si svolse in Italia, bensì a Praga, in quel clima euforico che era quello appunto della primavera. Aldo Borgonzoni inaugurò la sua mostra a Praga mentre veniva eletto il nuovo presidente della Cecoslovacchia, il presidente Svoboda, che tradotto in italiano significa libertà. Era un ex generale che aveva combattuto sul fronte sovietico insieme all'Armata Rossa, e una persona di idee molto liberali, e fu molto amato dai cecoslovacchi. In testa al Partito Comunista, all'ala riformista, perché c'era anche un'ala conservatrice che rimase, ci fu nominato Alexander Dubček, che approvò il 5 aprile, quindi proprio nel periodo in cui Aldo Certo. Borgonzoni era a Praga, il programma d'azione che lanciò questa breve stagione della cosiddetta primavera. Abbiamo delle testimonianze molto interessanti, perché anche il pittore bolognese sembra conteggiato da questo clima euforico di una Praga sorpresa, entusiasta per gli avvenimenti che stanno succedendo. Infatti, alla domanda in un articolo di Praga Sera, che si chiama Un breve incontro con Aldo Borgonzoni, qua al centro,
e Aldo Borgonzoni gli chiedono se non gli dispiacesse di essere arrivato a Praga in un momento in cui l'attenzione è maggiormente rivolta a questioni di politica, di politica. E lui risponde, anzi, sono molto emozionato per aver avuto la fortuna di arrivare da voi proprio in questo periodo, quando il vostro popolo ha trovato il proprio Garibaldi. E credetemi, non è un paragone casuale. Oltre a voler mettere assieme le forze, potremmo anche scoprire molti punti in comune. Ecco, questi molti punti in comune, lì Aldo Borgonzoni si sta riferendo agli incontri, ai tre incontri, tre dibattiti che lui ha avuto durante la mostra, che ebbe realmente un grande successo di pubblico, che ebbe sia con studenti dell'Accademia delle Belle Arti, sia con un pubblico comune, e anche degli incontri effettivamente molto, molto proficui che si ebbero sul suolo dell'Accademia delle Belle Arti di Praga. Infatti, nella stessa intervista, Borgonzoni rende un omaggio ai suoi amici pittori cechi, con i quali, difatti, era in relazione da più di un anno. Ho l'impressione che le vostre arti figurative e la cultura nel suo insieme stia vivendo un momento di grande fermento e ciò corrisponde a quello che avviene nella realtà e sono convinto che gli artisti ciechi hanno per tante cose anticipato questo momento. Nel mese di aprile, praticamente 2 giorni dopo la formazione del nuovo governo cecoslovacco, giunse a Praga il sindaco di Bologna, Guido Fanti. La mostra, come ho detto, ha dato luogo a diversi dibattiti pubblici e incontri. Ci furono circa 4.000 visitatori nel mese che durò la mostra e furono anche da parte ceca furono acquistati 2 quadri, uno per la Galleria Nazionale e uno per la galleria del municipio di Praga. Un altro quadro sarebbe poi venduto in Slovacchia, perché la mostra, a questo punto, avendo avuto questo successo, fu richiesta anche dalla Slovacchia. E la Cecoslovacchia era uno stato unitario, però nel 1968 si era già avviata, diciamo, una forma di federalizzazione, per cui diciamo, gli enti culturali slovacchi erano autonomi rispetto a quelli slovacchi. Ovviamente i 2 paesi erano vicini, così come lo sono oggi, e legati di fratellanza. Per cui la mostra di Borgonzoni fu chiamata a Bratislava. A Bratislava, dove fu installata nella Galleria Nazionale, e in quel periodo lì Aldo Borgonzoni stringe una duratura amicizia con un artista slovacco, Albin Brunovski, di cui ci Parlerò, sì. parlerai. Ma la mostra non fu soltanto a Bratislava, ma fu programmata anche in altre 2 città, Nitra e Košice. Quindi possiamo proprio parlare di un grande successo, non solo personale della mostra, ma anche di un successo culturale e politico di questa mostra. Purtroppo, come sappiamo, il 21 agosto 1968, le truppe del Patto di Varsavia irruppero nella Cecoslovacchia e ponendo definitivamente fine a questa stagione di apertura e di democratizzazione della Cecoslovacchia. Iniziò la cosiddetta normalizzazione che assegnò un durissimo colpo a questo progetto di scambi culturali tra Bologna e Praga. Non tutto si spense e fu tenuto in vita effettivamente, diciamo, da 2 persone che furono effettivamente il professor Kotalik e il professor Ballardini. Ma si riuscì sul finire, soltanto sul finire degli anni Ottanta, si riuscì a organizzare una bellissima mostra degli impressionisti della Galleria Nazionale di Praga qui a San Giorgio in Poggiale e
come scambio si fece una grande mostra della pittura del 500-600 bolognese alla Galleria Nazionale di Praga. Si riuscì poi negli anni 90 anche a fare una mostra sul tesoro ebraico e la cultura ebraica praghese. Dopodiché il professor Kotalik fu, diciamo, licenziato dalla Galleria Nazionale e diciamo, l'istituzione passò ad altre mani. Ecco, io finisco qui questa mia breve relazione, questa breve visione di quello che poteva essere il 68 e l'organizzazione della mostra di Aldo Borgonzoni a Praga, e passo la parola all'amico Giambattista Borgonzoni che ci farà vedere i quadri che furono esposti a Praga, perché siamo riusciti, diciamo, al 90% Certo. a recuperarli e qualcosa vi possiamo vedere. Non tutte le opere, perché furono una settantina di opere, alcune di veramente di grandi dimensioni, vi faremo vedere alcune e diremo anche altre Certo. cose. Buon pomeriggio. Certo che la presenza di due figli di età ben diversa, perché a tempo il giovane Bolardini aveva probabilmente 7-8 anni, 8. 8 anni, e Giambattista Borgonzoni ne aveva qualcuno in più, come si può vedere, no? Aldo Borgonzoni è stato un operatore culturale oscillante fra arte e politica, percorso gran parte del Novecento con l'arte in lui a farsi strumento rosso sulla realtà. C'è stato un grande evento curato nel 2013 dal Mambo e dall'Oxac dell'Università di Parma, dove sono custodite 200 opere dell'artista, e in questo evento, come dire, si è puntualizzato questo progetto, questa volontà dell'artista di documentare la storia. Infatti si definiva pittore di storia, pittore che operava per cicli artistici dai cicli sulla Resistenza al mondo contadino, all'impegno politico, quello del realismo, quando lui, assieme praticamente a un gruppo minoritario di artisti, nei quali capofila era Renato Gottuso, membro del comitato centrale del Partito Comunista, per cui aveva tutte le carte da poker nella manica, ma anche altri valentissimi artisti, uno dei quali io apprezzo moltissimo, che è Zigaina. Zigaina è il pittore, grande amico di Pierpaolo Pasolini, perché entrambi erano friulani, no? Detto questo, Aldo Borgonzoni venne individuato, come vi ha spiegato l'amico Andrea, venne individuato dall'intelligenza cecoslovacca come possibile espositore, ma la cosa interessante era la reciproca attenzione, da un lato, del Partito Comunista Italiano rispetto alle evoluzioni della Cecoslovacchia, indubbiamente di tutti i partiti compresi nel patto di Varsavia, ossia entro la cortina di ferro, era il paese più aperto. E Ballardini vi ha anche spiegato il perché, proprio sono ragioni storiche di liaison fra l'Italia e la Cecoslovacchia, il nuovo stato che si formò dopo la caduta dell'impero austro-ungarico. Detto questo, io comincerei dalle immagini, quelle
questa è la prima immagine, Borgonzoni praticamente si trovò nella seconda tappa della propria mostra antologica a Bratislava. Qui conobbe ed entrò in amicizia con un grande grafico surrealista, sostanzialmente, Albin Brunowski, si trovò nel momento in cui era in rapporto con Albin Brunowski, nel momento in cui doveva ritirare le proprie opere per essere rispedite in Italia, stiamo parlando del settembre del 1968, già con il paese, che non era più quello che lui aveva visto ad aprile, un paese, come dire, galvanizzato dalla possibilità di una trasformazione democratica del comunismo, ossia dal possibile coniugazione del comunismo con il termine democrazia, cosa che invece i carrarmati sovietici abbatterono nel giro di pochi giorni, invadendo ad agosto la Cecoslovacchia. Come vi dicevo, le immagini proiettate riportano la presenza del pittore a Bratislava a fine settembre. Qui a giugno si era svolta la seconda sua mostra, con il pretesto della sicurezza dei paesi aderenti al patto di Varsavia. L'Unione Sovietica fino a agosto aveva invaso il paese per stroncare il socialismo dal volto umano di Dubček. La speranza di coniugare il comunismo con la democrazia, che gli amici preghesi e lo stesso pittore, mio padre, auspicavano mesi prima, ad aprile, nelle sale dell'antologica, in questo bellissimo edificio, Liberty, credo terminato, forse nel 1910-15, Dodici. nel 12, no? Secondo praticamente i canoni diciamo della secessione o del Liberty, sono, come dire, definizioni che sostanzialmente indicano lo stesso fenomeno di rinnovamento delle arti e di coniugazione di tutte le arti, dalle plastiche, alle grafiche, alla pittura, eccetera, che entravano in rapporto per aprire nuovi scenari. Ebbene, quando lui si trovò, Aldo Borgonzoni, ad aprile nelle sale dell'antologica, il clima era quello che ci ha narrato Ballardini. Questo clima, quando lui si trovò invece a Bratislava, era svanito. Gli incontri invece del maggio con il direttore Kotalik, con il direttore dell'Accademia Irodek, con l'amico Sauro Ballardini, docente di pittura e organizzatore della stessa mostra, la visita del sindaco di Bologna Guido Fanti, i 4.000 visitatori, come ci ha ricordato, erano alle spalle. La stampa cecoslovacca aveva definito in articoli e interviste Aldo Borgonzoni un intellettuale occidentale favorevole alla primavera. Tutto questo era svanito. Ritornando alla fine di settembre, mentre il pittore regolava la spedizione, si rivide con questo fantastico Brunowski, e l'opera, questo dipinto che è stato realizzato negli ultimi mesi del 1968 e nei primi mesi del 69, è un po' la summa delle emozioni che ha provato l'artista nel dipingere questo quadro dedicato all'amico Brunowski, nella quale si vede in chiave espressionista, si riscontra la sofferenza, come dire, del popolo cecoslovacco oppresso dai carrarmati sovietici, no? Lui, oltre a dipingere questo quadro, contestualmente
aveva redatto una lettera di spiegazioni dove, fra le sue parole autografe, scrive anche una figura incatenata ad esprimere l'invasione sovietica del 22 agosto del 68 in terra di Boemia, in pratica la fine della primavera di Praga. Nell'opera si può vedere un personaggio che probabilmente è Brunowski, che ha fra le mani un disco mistico e fu sotto fiori e cascate di conchiglie, accanto alla sofferenza di personaggi incatenati e bendati. Come meglio esprimere la fine del sogno egalitarista che aveva sorretto l'artista dalla Resistenza e che nel 68, anno fecondo per i progressisti di tutto il mondo, riteneva che Dubček fosse l'ultima chance dopo mezzo secolo di disillusione. A settembre, su piazza San Wenceslao, erano spenti i cicalecci della bella gioventù praghese, restava lo sferragliare dei T-55 sovietici, che erano normalizzatori secondo la dottrina di Brezhnev. Questi avvenimenti sono stante anche il prologo della diaspora di un certo numero di intellettuali che fuggirono dalla Cecoslovacchia. Ricordo fra gli altri, qualche anno dopo, la fuga dello scrittore Milan Kundera, che passeggiando fra le grigie lapidi storte del vecchio cimitero ebraico, sperava che il golem cacciasse l'invasore. Aldo Borgondoni, confrontandosi a settembre con la realtà di questo paese, tornò alle ragioni che avevano indotto Bologna a promuovere la mostra, Bologna assieme ovviamente a Praga. La città che già Bologna nel 14 aveva eletto un sindaco socialista riformista Francesco Zanardi, sindaco che governò con piglio negli anni difficili della Grande Guerra, dal 45 fino al 66, per quattro mandati, i bolognesi scelsero Giuseppe Dozza, molto di più di un sindaco stimato dagli avversari. Era stato un cospiratore professionale, oppositore del fascismo fin dai primi anni 20. Esule in Europa, tornò in Italia nel 43 dal freddo stalignano per la lotta di liberazione. Da sindaco ottenne dei risultati fondamentali sui quali non voglio entrare, ma che tutti conosciamo, con la politica tributaria, gli asili, le farmacie comunali, l'edilizia sociale, l'avvio del quartiere fieristico, della tangenziale, esiti che sono il frutto, ossia la vetrina scintillante della Bologna degli anni 60, e in questa cornice si colloca la mostra praticamente di Borgonzoni a Praga, è l'esito delle scelte di tutta una serie di intellettuali che possiamo ricordare velocemente, sono Armando Sarti, Guido Fanti, Renato Zangheri, Luciano Bergonzini. La figlia mi ha telefonato stamattina dicendo che non poteva venire perché è infortunata. Giuseppe Campo Svenuti, Pierpaolo Cervellati, Vittorio Boarini, è il fondatore della Cineteca a Bologna, no? Un po' dimenticato, ma è fondatore, no? E altri. Il loro era fecondo anche in questi intellettuali di matrice marxista, era fecondo il dialogo con il cattolicesimo sociale rappresentato da Giuseppe Dossetti, il costituente deputato DC in amicizia con il cardinale Ercaro. Uno spazio di idee che rese possibile la riappacificazione fra il PC e Aldo Borgondoni. Aldo Borgondoni era ancora amareggiato dall'ignobile distruzione nel 58 da parte del committente, in questo caso da parte del PC, dei suoi dipinti murali di Vignola. Perché furono distrutti? Lo scrive lo storico dell'arte Quintavalle.
furono distrutti perché l'egalitarismo di Aldo Borgondoni era tale che non poteva più contemperare la politica del Partito Comunista verso i ceti medi progressivi, che erano poi in realtà la nuova classe di dirigenti e di industriali che stavano emergendo dal miracolo economico italiano, che di operai morti e ammazzati, di scontri di classe, eccetera, eccetera, non ne volevano più sapere. Il PC era molto favorevole all'evoluzione della Cecoslovacchia, così sentiva anche il nostro. Da un canto la Bologna affluente, progressista, che nonostante l'orpellosa falce martello, l'ultimo degli orpelli, praticava la socialdemocrazia. All'opposto, il paese boemo, antica scheggia dell'impero austro-ungarico, era il più aperto fra i paesi del patto di Varsavia. La scelta delle opere da esporre si avvalevano di un comitato nel quale primeggiava Francesco Arcangeli e tutta una serie di eminenti personaggi che l'amico Ballardini ha già praticamente descritto, no? Il critico aveva acquisito già per la gamma diversi dipinti del pittore e io partecipai a diversi loro incontri nello studio di Palazzo Bentivoglio. Palazzo Bentivoglio e Via Beleatica, come ho detto alla dottoressa, è come dire, Via Beleati sono un luogo ben conosciuto da me. Io ho fatto il liceo artistico in Via Beleati. Mio padre aveva lo studio in Palazzo Bentivoglio, io da metà degli anni 80, per 20 anni, ho avuto lo studio in Via Belle Arti, per cui, e ogni tanto venivo anche ad incontrare il docente di statistica, Bergonzini, qui in facoltà dell'economia e commercio. Purtroppo io nel 68, stretto in architettura, nella tagliola di preparazione dell'esame di scienze delle costruzioni, forzatamente non mi recai a Praga, né successivamente a Bratislava, quando era già imminente l'invasione sovietica. Ero molto dispiaciuto dell'impedimento, perché pure impegnato in quegli anni in pittura e in teatro, mi ero recato più volte a Zurigo dal gallerista Bollag per mostra dell'artista, e fino agli inizi degli anni 60 ero per mio padre gazzettiere in via Fondazza dal maestro Giorgio Morandi, nel senso che mi ricavo spesso da lui, perché mio padre continuava a inviare a Giorgio Morandi delle petizioni affinché lui aderisse ad avvenimenti culturali che sostanzialmente erano molto marcati politicamente, e che con grande gentilezza Giorgio Morandi, con grande sopportazione, riceveva dalle mie mani e poi scriveva a mio padre, declinando l'accettazione, no? E questi documenti sono a Psarca, no? Il dipinto invece, Carri abbandonati, successivo, questo, Carri abbandonati è un dipinto del 1936 che fa parte delle 9-10 opere che faremo vedere come opere presenti fra le 58 della Mostra di Praga e di Bratislava. È ancora un'opera inserita a pieno titolo nello stile Novecento, con delle vibrazioni cromatiche leggere che preannunciano il suo interesse per la scuola romana di Scipione, mentre l'autoritratto, quello a destra, del 40, è un dipinto cardine di Aldo Borgondoni. Egli nel 40 intinge il pennello di furore, no? Di furore espressionista.
In realtà lui 2 anni prima si era recato a Monaco di Baviera, a Norimberga, sulle tracce dell'espressionismo, facciamo un nome alla Nolde, no? Il movimento espressionista era già stato condannato dal regime nazista che aveva promosso addirittura arte, mostre d'arte di confronto fra l'arte degenerata, e per arte degenerata non intendeva lui soltanto il nazismo, non intendeva soltanto l'arte espressionista, ma intendeva l'arte astratta, ogni forma di arte che non fosse un'arte pompieristica, a favore dei messaggi, dell'arte, nazista, che era un'arte che si rifaceva sommariamente al classicismo, e la cosa interessante, al classicismo guerriero, e la cosa interessante è che fra l'arte nazista e l'arte sovietica i canoni erano pressoché identici. Diciamo che in questo caso, praticamente nella Germania del 38, Kandinsky, Kubin, Marc, Klee, ma anche i realisti Otto Dix, l'espressionista Nold, erano tutti emarginati, no? Erano tutti emarginati. Per cui queste opere che erano state tolte dai musei, razziate o sequestrate ai collezionisti, in gran parte quelle di qualità vennero vendute sul mercato estero dal regime nazista, quelle modeste bruciate in falò assieme alla letteratura bolscevico-ebraica. Infine alcune entrarono nella raccolta dell'avido Goebbels, che di arte se ne intendeva. Nonostante la situazione, il nostro pittore riuscì ad assorbire la lezione dell'espressionismo e quest'opera praticamente ne è una icona. Andiamo avanti. Nella 45, lui dipinge praticamente la tragedia a Marzabotto. Aldo Borgonzoni aveva già aderito nel 42 all'antifascismo militante, anche a livello cospirativo. Nel 44 falsificò il timbro del comando germanico necessario per passare dalle porte militarizzate dell'imitazione del centro, era la famosa sperzona controllata dai tedeschi e dai repubblichini. Un'altra opera è praticamente il riconoscimento, che è a destra, del partigiano morto del 46, che ripercorre il clima di terrore della Bologna del 44. Nella Bologna del 44 c'era un luogo che era il luogo assoluto del terrore, era il monumento di fronte al monumento del Nettuno. I repubblichini spesso fucilavano e lasciavano lì a marcire i corpi degli insorgenti. Renata Viganò su questa vicenda ci ha lasciato un'istantanea letteraria eccezionale, e Aldo Borgonzoni un quadro che non è questo, è all'Oxaca, che è il posto di ristoro del partigiano. Devo anche ricordare, perché è importante, fra l'altro via Mascarelle, qui nei pressi, Aldo Borgonzoni e Renata Viganò e Antonio Meluschi avevano rapporti molto stretti, perché tutti questi collaboravano al quotidiano bolognese Il Progresso d'Italia. In via Mascarella, nella fucina resistenziale loro, Porto Franco, dove si potevano incontrare Raimondi, Pasolini, Roversi, Biagi, passò anche Togliatti, ancora Bergonzini, Moretti e tanti altri, all'ingresso spiccava, dipinto da mio padre, il ritratto del figlio della coppia, Agostino, detto Bu. Se passiamo ancora avanti, il dipinto post-cubista Morte della Margotti è, come dire,
il momento di massima adesione di Aldo Borgondoni all'ideologia. È un momento molto pericoloso perché l'ideologia spesso brucia quote di qualità artistica. In questo caso no, perché è tale il furore praticamente dell'artista a livello ideologico che l'opera riesce, nonostante il messaggio fortemente politico di sdegno perché una Mondina nel 49 viene trucidata a colpi di mitra da un carabiniere qui vicino a Molinella, e del resto tutta l'arte di grande impegno politico, nonostante questa adesione ai fatti della realtà, riesce ad ottenere a volte grandi risultati. Pensiamo a tutti i massacri di Goya, ai dipinti di... pensiamo al celebre Guernica, pensiamo a tanto sdegno pittorico di artisti per vicende non sopportabili. L'altro quadro, invece, è Il Portatore, è un'opera che, come dire, sta a cavallo fra ancora un post-cubismo e il neorealismo. Qui siamo nella 1950-51. È interessante comunque notare come l'artista fosse veramente coinvolto nella lotta di classe, se nella sua adesione alle tesi del Partito Comunista, tanto da scrivere saggi tipo Arte e lotta di classe, tanto dal disegnare feroci vignette politiche, tanto da dipingere allestimenti provvisori. Ed è una fase poi che coincide con i suoi dipinti alla Casa del Popolo di Vignola, dove lui rappresenta fra le scene l'eccidio di sei operai perpetrato dalla polizia durante lo sciopero delle fonderie riunite di Modena, e per questo, come dire, messaggio radicale, il dipinto murale dopo 6 anni, 8 anni viene distrutto, viene distrutto. Andiamo avanti, ecco, nel lui, dopo il 55, deluso dei rapporti con il Partito Comunista, in lui si riavvia la fase migliore artistica, artisticamente, che è la fase espressionista. Lui ritorna con due opere, una legata alle periferie, donne o figure in periferie, e l'altra all'uomo padano, che sono simmetriche ed esprimono lo stesso fenomeno. Da un lato l'urbanesimo, ed è molto singolare che in Aldo Borgondoni nell'urbanesimo, nelle figure dell'urbanesimo, spesso ci siano figure di pelle scura. È singolare perché non era così frequente allora negli anni 60. È come dire un preavviso, un prologo di quello che succederà 40 anni dopo, no? L'altra invece immagine, quadro molto amato da Arcangeli, L'uomo padano, e fu scelto praticamente espressamente da Arcangeli per questa mostra a Praga, a Bratislava, è il controcanto delle periferie, delle desolate periferie dove i personaggi sono travolti dall'alienazione, provengono dalla campagna, non sanno più nulla di sé,
sono carichi di disvalore, i disvalori che hanno abbandonato, e non sono ancora connessi ai nuovi valori, sempre che valori siano, nel senso che Pasolini su questo ha scritto tante cose, no? L'uomo padano invece è un disperato che calpesta la fanghiglia della nostra bassa, non si ricorda più da dove viene, non sa dove va, in realtà, no? Se andiamo avanti. Ecco, c'è da notare, è molto importante sottolineare, che con la crisi di visione degli intellettuali italiani rispetto alla rivoluzione d'ottobre e rispetto al comunismo reale, che sempre di più assomigliava all'imperialismo zarista. Vedi le rivolte troncate nel 1953, mi sembra, a Berlino, la sanguinosa repressione ungherese del 1957, vedi anche l'invasione sovietica in Cecoslovacchia, i migliori fra questi intellettuali che avevano pensato di trovare nel sogno egalitarista leninista una soluzione alla loro visione dell'uomo, abbandonati o essendo stati abbandonati dalla verifica di ciò che in realtà succedeva nella fattualità della storia, non persero però questi intellettuali, mi riferisco a tre, a mio padre Aldo Borgonzoni, mi riferisco a Pierpaolo Pasolini, mi riferisco a Manzù molto amato in Cecoslovacchia, ed è comprensibile perché era un comunista, come lo erano i cecoslovacchi allora, però praticamente aveva una idealità che in qualche modo doveva trovare, come dire, una nuova direzione. La nuova direzione è rappresentata dal Concilio Vaticano II. Da questo evento importantissimo per la Chiesa, gli esiti che ne traggono artisticamente questi tre intellettuali sono il Vangelo secondo Matteo, la porta praticamente Basilica. della Basilica Vaticana fatta dallo scultore, e il ciclo pittorico di Aldo Borgonzoni sul Concilio Vaticano. Ciclo molto complesso, perché l'opera che noi vediamo questi due cardinali, che ritengo siano della municipalità di Praga, se non sbaglio, ma per accensione cromatica, per iconografia, sono belli kafkiani. Nel senso che l'artista alterna momenti di pittura dedicati al concilio di grande speranza a momenti di grande pessimismo. Questo quadro appartiene all'altro momento dell'artista, no? Mentre il quadro dei Musei Vaticani, anche questo fu esposto a Praga, di proprietà, sì, dei Musei Vaticani, è un quadro in cui la speranza è ancora tutta
in sviluppo. Ecco, se andiamo avanti, ecco, se andiamo avanti, oltre a queste opere che furono esposte a Pravi, a Bratislava, ritengo come dire, tratteggiare minimamente la figura dell'artista, un artista complesso, come ci siamo detti, un artista di storia, un artista contraddittorio. Ebbene, forse citare anche la sua pittura murale. Qui in questa sala c'è la professoressa Vanghi in fondo a destra, come vedo, che non più tardi di un mese fa era assieme a me ad Ozza per la proposta di restauro necessaria. La professoressa Vanghi è venuta ad Ozza assieme come docente dell'Accademia di Belle Arti, qui di via Belle Arti, no? Per vedere di recuperare, di restaurare i dipinti murali fatti dall'artista nel 1985 ad Ozza. È stata una giornata di studio assieme agli studenti dell'Accademia per fare dei sondaggi e vedere il prossimo anno di recuperare assieme all'amministrazione, assieme alla Fondazione Dozza Città d'Arte, un dipinto murale fatto ad Abbogondone nel 1985 e dedicato ai protagonisti del socialismo romantico della fine dell'Otto, da Andrea Costa in poi, no? Ecco, Aldo Borgonzoni è un artista che nel 1948 ha realizzato un dipinto murale molto importante ad Ozza, no, scusate, a Medicina, talmente importante che è stato oggetto, mi pare di averle dato una fotocopia alla dottoressa, è stato inserito in una ricerca, in un libro dell'Università Spagnola. Attualmente è stato recentemente pubblicato in un altro libro sulla pittura murale d'impegno politico in Italia, libro edito da meno di un anno, e attualmente è oggetto di studio da parte di una dottoranda dell'Università di Los Angeles, perché sono fra i pochi documenti di arte sociale dell'immediato dopoguerra, e questi sono, merita forse di visitarli. C'è ancora qualcos'altro? Ecco, l'ultimo tema che io vorrei trattare riguarda il rapporto tra l'artista e le università italiane. È un tema molto particolare perché stiamo parlando di un autodidatta, Aldo Borgondoni, che si è autoformato, si è formato da sé e che ha avuto rapporti sempre molto consistenti con le università, a iniziare da quella di Bologna, quest'opera, Mondino e Riposo del 51, è un dipinto di proprietà dell'Università di Bologna, che Aldo Borgondoni donò alla rettore Battaglia, rettore che nel 1963 inaugurò una mostra molto importante di Aldo Borgondoni. Ma altri rapporti sono con l'Università di Parma, dove lo storico dell'arte Arturo Quintavalle, fondatore dello PSAC, Centro Studi Archivio della Comunicazione, il più importante contenitore con oltre 10 milioni di documenti,
dell'arte del Novecento intesa a pieno spettro, dalla pittura alla scultura, al design, la grafica, la moda, l'architettura, Aldo Gondoni venne convinto alla fine degli anni 90 da Quintavalle, ma giustamente come erede di Aldo Gondoni ne sono felice, di donare 200 opere più i carteggi di Aldo Gondoni con molti protagonisti della scultura, dell'arte e della politica del Novecento. Per cui lì sono custoditi carteggi di Aldo Gondoni con Scialoia, Brindisi, Guttuso, Leoncillo, Vedova, Zigaina, Togliatti, Maltesi, Sereni, Treccani, Longhi, Arganna, Gragianti, Morandi, Sasso, Arcangeli. Ah, Arcangeli, fra l'altro, erano tali rapporti con Aldo Gondoni che negli anni 60 scrisse una lettera di ben 6 pagine ad Aldo Borgondoni, ma non ad Aldo Borgondoni in quanto artista da giudicare, ma ad Aldo Borgondoni come operatore culturale, che è una cosa, è un peso molto molto diverso, no? Oltre a questi rapporti con l'Università di Bologna, con l'Università di Parma, devo ricordare i rapporti con l'Università di Urbino. Il magnifico rettore, è stato magnifico rettore credo per 30-40 anni, Carlo Bo, uno dei maggiori scrittori cattolici del Novecento. Ebbene, Carlo Bo ha scritto forse il saggio più bello sul Concilio Vaticano II di Aldo Borgondoni, e a Urbino c'è un quadro importante di Aldo Borgondoni, come l'Università di Pisa ha opere di Aldo Borgondoni, e queste opere furono, come dire, richieste da Ragghianti, un altro grandissimo storico dell'arte del Novecento, fu Ragghianti a indurre Borgondoni a donare praticamente queste opere, no? Detto questo, non c'è molto di altro da aggiungere, se non che Aldo Borgondoni è presente nell'ultimo catalogo Italian Driving con 6 opere nel catalogo del Museo Puškin di Mosca, e ha indubbiamente operato come artista profondamente territoriale, ma anche profondamente cosmopolita. In queste immagini voi vedete l'artista che nel 1961 espone a Londra la rivista più importante del tempo, che era la rivista anglo-americana Apollo Magazine, gli dedica la copertina. Dall'altro lato voi vedete invece una scelta di un'opera di Aldo Borgondoni, La pazzia, scelta da Arcangeli per la Laura Gam, e attualmente è nelle collezioni del Mambo. Infine, desidero citare 2 opere di grande dimensione, ma non solo di grande dimensione, di grande importanza di Aldo Borgondoni. Una è Amore, una parola contro la violenza. Questo è il canto ottimista di Aldo Borgondoni, dove raffigura in un concilio una colomba che vola via in alto. Quella colomba lì, se noi andremo a guardare sotto le ali, è ancora quella colomba egalitarista che lui pensava erroneamente che Lenin avesse portato in alto. Invece la storia è andata diversamente, no? L'ultima opera sua importante, che potete vedere nella sede della regione, credo che sia la Torre 30, è Il tramonto del mondo contadino del 1998,
perché tutta la sua, come dire, attività pittorica nasce e termina nel mondo contadino, perché erano i suoi orizzonti, per questo che noi lo possiamo ritenere un pittore profondamente territoriale, e lo è, ma è anche, come vi ho fatto vedere, un pittore profondamente cosmopolita che ha girato l'Europa e la mostra che Praga gli dedicò per volontà della cultura cecoslovacca e per volontà degli intellettuali bolognesi, è veramente un momento alto e si va a collocare in un anno che è in un anno simbolicamente straordinario, che è il 1968, l'anno delle aperture alla speranza. Grazie. Vorrei, al termine di questa bellissima esposizione sulla figura dell'artista e dell'uomo Borgonzoni, e vorrei ancora ringraziare anche la dottoressa Daniela Belotti, che purtroppo non è qui oggi, ma che ci ha aiutato per l'organizzazione e la ricerca delle immagini, e quindi la voglio ringraziare qui pubblicamente. Certo, soltanto ecco una cosa voglio aggiungere che riguarda l'attività dell'archivio. Nel 2018 abbiamo presentato il catalogo generale delle opere di Aldo Borgonzoni, curato da Claudio Spadoni, un eminente critico d'arte che aveva già pubblicato diverse opere su Aldo Borgonzoni. La curatrice della biografia aggiornata è Daniela Bellotti, che è a tutti gli effetti una straordinaria e raffinata operatrice culturale. Buonasera, si ricorda che la biblioteca chiuderà fra 15 minuti. Grazie. È una straordinaria curatrice non solo di quel volume, ma di tutta l'attività che stiamo proponendo come archivio, perché come archivio, se abbiamo un obiettivo, visto che a Praga hanno fatto una grande mostra antologica di Aldo Borgonzoni, noi restiamo in sublime attesa che la cultura, non degli anni 60, che promosse la mostra in giro per l'Europa, ma che la cultura del 2000 e 21, un po' meno distratta, voglia dedicare una grande mostra antologica ad Aldo Borgonzoni. E in questo anche Daniela Bellotti sarà una valente collaboratrice. Grazie. Se ci sono domande di qualsiasi tipo, noi un po' esausti, ma siamo qui. Professor Gambetta. Grazie. Grazie. Professore, molte grazie per questa esposizione, questa mostra di Aldo Borgonzoni. Io ho conosciuto a Bratislava un pittore dell'epoca, Coevo, che si chiamava La Lua. Ha avuto qualche ruolo in questa vicenda? Questo purtroppo non glielo so dire, credo nemmeno. Allora, purtroppo non posso risponderle con esattezza, perché ho seguito la pista praghese, essendo effettivamente nato a Praga e avendo a disposizione alcuni documenti e ricordi. Come dicevo, nel 1968 la Cecoslovacchia si stava federalizzando, per cui penso che, come ho detto, che gli slovacchi si sono mossi in
totale autonomia nella richiesta della mostra. Però si può anche approfondire la ricerca sul versante slovacco, anche perché effettivamente a Praga c'è stata una mostra e per quanto ci risulta dalla documentazione, sembra che in Slovacchia invece le mostre, perlomeno programmate, erano tre. Di sicuro sappiamo di quella di Bratislava perché abbiamo il catalogo. Quella di Nitra e di Košice non lo sappiamo e dobbiamo tener conto che probabilmente potevano esserci delle difficoltà visto la situazione perché Era già il periodo Eravamo in pieno, esatto, eravamo post. proprio nel, perché la mostra di Bratislava è iniziata a giugno, finita a luglio, nel momento in cui Aldo Borgonzoni torna in Slovacchia, probabilmente per dismettere la mostra, se non è lì, li vede arrivare, oppure sicuramente c'è tornato a No, settembre. lui c'è tornato per praticamente controllare la rispedizione delle opere da Bratislava in Italia, Era a settembre. anche perché diverse di queste opere erano di collezionisti, per cui lui aveva anche una responsabilità doppia. Era a settembre o all'inizio di ottobre. Io così penso che le altre due mostre da fare, da promosse, in Slovacchia in realtà non siano state fatte. Anch'io ho questa Non sensazione. sono, proprio per queste contingenze, perché l'invasione sovietica non è stata sanguinaria come in Ungheria, però insomma qualche decina di morti ci sono scappati. Sì. Questo. Altre domande? Curiosità? Avrei avuto una curiosità sui rapporti tra Aldo Borgonzoni e Arcangeli, però giusto. Ma sintetizzo subito in parte quello che ho già detto. Quello che ne abbiamo anche parlato, quello che io ho trovato stupefacente in Arcangeli, che ho visto tante volte, sono andato anche a casa sua in Strada Maggiore, ho incontrato anche il poeta, il fratello. Ho incontrato tante volte, come si chiama pure là? Bianca. Bianca, la sorella, eccetera, no? Quello che io trovavo stupefacente, ho sempre trovato stupefacente, anche incontrandolo in occasione della preparazione della mostra di Aldo Borgonzoni a Praga, era il fatto che ci si trovava davanti, innanzi, un teorico del naturalismo astratto padano che aveva in Morlotti il maggiore rappresentante e in Mandelli il rappresentante nostro, Emiliano. Per quelli che erano le mie abitudini, ma anche, era anche comprensibile, tutti gli intellettuali o i critici d'arte normalmente sono imbevuti di settarismo, hanno una linea e oltre a quella linea non sanno andare. Soltanto un critico come Arcangeli e pochi altri erano dotati o sono dotati di un occhio lungo che sanno guardare oltre il proprio recinto, no? E questo era Arcangeli che, pur avendo questi amori, pur scrivendo, e allora era anche impegnato in una situazione molto difficile perché era impegnato in un rapporto estremamente problematico con Giorgio Morandi. Ebbene, Arcangeli sapeva dedicare attenzione, interesse ad Aldo Borgonzoni e aveva pubblicato già una sua opera nel 1942
nel giornale Architrave, che era il giornale della gioventù universitaria del GUF, fascista, no? Perché allora non c'erano altri strumenti. Ebbene, ha sempre seguito quest'artista rissosamente ideologizzato, sempre praticamente borderline rispetto al quieto vivere, perché infatti poi il suo inquieto vivere si scontrò con i comunisti, con la borghesia, con tutti, non l'aveva, come si suol dire a Bologna, mai pari praticamente, no? E indubbiamente il rapporto con Arcangeli è stato un rapporto per lui molto molto importante. Noi vi ringraziamo delle vostre attenzioni. Abbiamo detto e raccontato una parte di storia che speriamo che vi sia interessata. Grazie.